Siamo di nuovo in onda con Flavia, ve l'abbiamo riproposta perché ha questo sorriso molto giovanile, molto anche pazzerello. Sì, o contagioso anche. Assolutamente, assolutamente. Allora, oggi parliamo di festeggiare Capodanno con la propria ragazza e nello specifico vorrei trattare due situazioni. La prima è, c'è una ragazza con la quale sono fidanzato da tanto tempo e situazione 2, c'è una ragazza che sto vedendo da un po' di tempo, ok? Ma non siamo ancora del tutto fidanzati ufficialmente. Ok. Quindi partiamo con la ragazza, quella ufficiale. Tu cosa proporresti ad un ragazzo? Cioè, festeggiare Capodanno come? Dove? Andiamo all'estero, stiamo in Italia. Siamo insieme da tanto? Siamo insieme da un paio d'annetti. Siamo insieme da un paio d'annetti, ma dipende anche dal giro di amici che si hanno. Non lo so, se siamo una coppia molto affiatata a livello e abbiamo una compagnia molto affiatata, magari di altre coppie, organizziamo spesso di uscire a cena, weekend fuori e quant'altro, si può anche organizzare di fare una cosa tutti insieme. Che sia un weekend in montagna, un weekend in un agriturismo. Io non disdegno anche il Capodanno da soli, Io sono per la tranquillità della coppia. Però se c'è una buona componente di amicizie, si può anche pensare di fare un Capodanno in compagnia. Il dove, ma se poi la compagnia è bella, il dove passa sempre un po' in secondo piano. No, non andrei all'estero. Preferirei tra le mura domestiche anche secondo te, non so, organizzare tipo una cena in casa. Sì, perché poi tiri fuori i giochi di società e si arriva a mezzanotte in un baleno. sì, anche in casa, perché no, a me piace la comodità domestica con magari anche gli amici, un bel gruppo di amici in casa, che c'è la tranquillità e la comodità della casa, però comunque sei con le persone con cui vorresti essere anche se andassi fuori, quindi perché no anche in casa. Sì, sono d'accordo anche perché vivi in maniera più serena il Capodanno. Io sì, mi ricordo... non sono per l'uscire a tutti i costi, perdonami. Beh. Cioè non sono per l'uscire a tutti i costi. Se alla fine, questa cosa mi è venuta però con gli anni, Perché sui 20 anni la priorità era stare in mezzo a più gente possibile, con più amici possibili. Adesso che sono un po' dopo i 30, preferisco avere meno gente intorno, però che mi fa veramente stare bene, quindi perché no, in casa con quei 5, 6, 7 amici e salta fuori però, sai che salta fuori una bella serata. Perfetto. Stavo dicendo, sono stato ad un Capodanno nel 2000, non mi ricordo quando, forse 17, può essere, quello che era in un hotel qua a Milano e cioè per entrare 40 minuti. Per depositare il giubbotto 40 minuti, per andare in bagno 40 minuti, per bere 40 minuti è finito Capodanno. Quindi ecco, da quella volta ho detto non voglio evitare queste situazioni così caotiche e confuse. Ultimamente sono a me disturbano, io preferisco avere meno gente intorno però che mi fa veramente stare bene. Sì, sono d'accordo, assolutamente favorevole. E poi anche alla coppia proprio uno a uno. Esatto. Perché cioè, si sta tranquilli, sì, in pace. Sì, si sta tranquilli sia con i propri amici. Vabbè, a me piace fare i giochi di società con gli amici, no? Giocare a carte, si fanno due chiacchiere, si gioca a carte, si taglia il panettone. Secondo me viene fuori proprio una bella serata. Ok, che chiaramente si deve concludere con... Beh, ovviamente mi deve provare. Ragazzi, specifichiamo perché poi magari qualcuno dall'altra parte dello schermo chiede, ok, e poi sì. E poi gli amici se ne vanno, Esatto, a una certa ora si continua. Ok, adesso trattiamo il secondo caso. Sì. Ragazza che sto frequentando da un po' di tempo e stiamo valutando di stare assieme a Capodanno. Cosa fare in questa circostanza? Io sono per l'esperienza fuori porta, ti dico. Sì, sì, si può valutare un viaggio in due, 3 giorni via in coppia, che sia estero o Italia, poco importa. Sì, dai, 3 giorni fuori porta, carina, l'idea mi piace. E magari non si è ancora stati via, potrebbe essere la prima occasione, no, che si va via, perché ci si frequenta magari non da moltissimo e potrebbe essere una buona idea. Sì, mi piace.
So che ci sono delle fantastiche location in montagna. Sì, con la spa. Esatto. Sì. Quindi, secondo me, questa potrebbe essere una Sì. situazione molto consona all'occasione, all'evento di Capodanno. Esatto, che ti permette anche però di avere tanto tempo per la coppia, per Esatto. conoscerci, se magari non si esce da tantissimo, per stare insieme. Anche qua per fare quelle cose lì, perché se si Sì. ha più tempo libero, arrivate a quella Ma vuoi situazione. mettere appiccicata alla finestra vista montagna con la neve? Ciao! Sì, ci sto, mi piace, sì. Perfetto, quindi anche Flavia ha detto questo. E io ti dico, boccerei la discoteca, anche qua troppo caotica, troppo confusionaria, va a togliere tempo alla coppia quasi, e Sì, attenzione. sì, forse è più proprio una cosa L'amici. sì, da amici comunque giovani. Secondo me è proprio una cosa da ventenni, la discoteca a Capodanno. Quindi qua siamo già over 30 Io entrambi. sono over 30 e no, la discoteca no. Troppo caos, non si riesce neanche a chiacchierare. Cioè, se voglio dirti due parole non ce la faccio. Se doveva essere un'occasione per conoscerti di più, non ce la faccio perché non ho modo di chiacchierare. Magari abbiamo sbroccato perché abbiamo fatto coda al guardaroba per prendere da bere. Non posso sedermi, non so dove mettere il giubbino. No, no, facciamo no. Ok, ultima domanda perché so già che loro vorranno sapere anche questo. Se io non sono assieme a questa ragazza, vado via con lei, cosa faccio? Pago io tutto il conto dell'hotel, sì o no? No, no. Tu dici no. No, Ok, no, quindi. perché dovresti pagare tutto te? Facciamo a metà. Piuttosto che tu paghi l'hotel, io pago i pranzi e le cene. Cioè, cerchiamo di. Adesso non è che stiamo lì a guardare, tu hai messo No, 3 euro in chiaro, più, chiaro, chiaro. Però hai proposto questa cosa, magari l'hai proposta te, idea bellissima, e mi dici, dai, ti regalo 3 giorni fuori, va bene, tu mi regali l'albergo, lo paghi tu, io però mi occupo dei pranzi, delle cene, del massaggio di coppia che sicuramente ci facciamo. Ok, che dire ragazzi, abbiamo detto tutto quanto assieme a Flavia, per cui vi salutiamo. Alla Enjoy prossima. Capodanno! Ciao ciao.